santità di noi. Io ti ho reso figlio di Dio nel battesimo, e tu mi hai tradito e consegnato alla morte. Dio santo e mortale, abbi pietà di noi. Io ti ho nutrito con il mio corpo e sangue, e tu mi hai dato da bere mirra e aceto. Dio santo e mortale, abbi pietà di noi. Vogliamo contemplare il Signore che dà se stesso per noi. Il senso di questi giorni è racchiuso proprio in questo innalzamento sulla croce, che deve poter attirare il nostro sguardo, la nostra attenzione, i nostri sentimenti. Conservare preziosamente il cuore personalmente, come dette per noi. Padre, perdonami perché non sanno quello che stai. Il Signore non punta il dito su di noi, ma si rivolge al Padre intercedendo per coloro che lo stanno per consegnata per amore al Padre per noi. L'immagine del Cristo che viene innalzato in croce in questo istante somma anche tutte le immagini di coloro che vengono crocifissi dalla storia, dal disinteresse, dalla non accoglienza, dalla non cura. In questo istante è inutile guardare la non cura, la non accoglienza e la cattiveria degli altri. È la mia cattiveria, è la mia non cura, è la mia disattenzione che il Signore mi affida da male, che desideriamo sia crocifissa con il Signore, perché la smetta di dire l'ultima parola, mentre l'ultima parola che deve essere detta, ed è questo il nostro desiderio, questo istante, ma sempre, e che uscendo di qui e tornando di dove corre la storia, nostri siano i sentimenti di Gesù. Noi veniamo guardati e visti come memoria dei sentimenti di Gesù. Tutta questa attenzione non avrebbe senso. Tutto questo folklore religioso non avrebbe senso se uscendo da qui non deponiamo i sentimenti non cristiani, ma assumiamo invece decisamente in ogni anno, soprattutto con quelle persone con cui facciamo più
grande difficoltà ad essere veri, buoni, mansueti, benevoli, larghi.